Per la prima volta nella sua storia, la provincia di Pescara apre le porte della Sala Tinozzi agli studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio per consentire la discussione di una tesi di laurea. È quanto ha sottolineato stamani il presidente della provincia, Ottavio De Martinis, sottolineando che nello specifico gli studenti hanno realizzato un progetto di interesse sociale denominato Borgo Più e sviluppato per il comune di Alanno per favorire l'inclusione sociale. La particolarità è che è un esperimento, l'idea di mettere insieme, di creare, provare a creare attraverso l'architettura un tessuto urbano che sia un mix sociale con dei fondamenti che sono l'inclusione, che sono l'autoassistenza, la possibilità di vivere un po' come prendendo il meglio di un borgo e progettando quello che il borgo non ha per cui si è svuotato, no? Il progetto è stato sviluppato seguendo gli input dell'Associazione Vittoria Città dei Ragazzi, che si occupa di disabilità ed è nato per rendere possibile l'inclusione, l'autoassistenza e per risolvere in maniera concreta il tema del dopo di noi. Questo Borgo Più è un'idea nuova per vivere le comunità in maniera diversa, in coesione, protezione e inclusione sociale, quindi con tutte le fragilità che può comprendere una comunità. Quindi è un progetto a tutto tondo, un nuovo modo di vivere. Il progetto, ha aggiunto infine il sindaco di Alanno, Oscar Pezzi, tende ad invertire lo spopolamento dei piccoli centri e favorire il loro sviluppo.